nasce proprio un discorso che ci porterà, un discorso culturale che ci porterà a parlare di violenza sulle donne. Se non abbiamo un'idea di futuro, siamo completamente resettate e in declino. Nessuno si vuole. Volete fare così flash una domanda? Una paura, magari avete paura sul vostro futuro, non lo vedete? Generalmente l'idea di futuro si associa a responsabilità, sacrificio e paura. Quante volte ci sentiamo dire dai nostri genitori lavoriamo per creare, lavoriamo, ci sacrifichiamo per creare il futuro ai nostri figli. Ma non è così, il futuro è un'opportunità, ce lo dobbiamo ricordare, noi donne soprattutto. Noi donne che supportiamo le industrie italiane, perché ricordiamoci sempre, perlomeno le vostre madri, ma voi a vostra volta sarete quelle che supporterete l'imprenditoria nazionale. Siamo noi che scegliamo quali pentole comprare, siamo sempre noi che scegliamo quale indirizzo scolastico dare ai nostri figli, siamo noi che scegliamo in quale casa andare ad abitare. Quindi dobbiamo cominciare sin dalla vostra età ad avere ben chiaro che l'idea di futuro è un'opportunità. Personalmente io non ho figli, ma se li avessi avuti non avrei mai condizionato la mia idea di futuro ai miei figli. E spero, quando chiuderò gli occhi, di poter dire a me stessa: io non avrò portato a compimento la mia idea di futuro, ma comunque in ogni caso io c'ero. Certamente qui mi si potrà anche dire o pensare, ma con tutto quello che vediamo, di quale futuro parliamo? Perché è questa l'idea che per il momento ci pervade. Ma è meglio che anche questo ce lo dichiariamo. Un popolo senza idea di futuro, e mi dispiace che nessuno si sia alzato a dichiararmi la propria idea di futuro, un popolo senza idea di futuro, ricordiamocelo, è un popolo in grande declino. Un popolo senza idea di futuro porta avanti delle cosiddette politiche di sperequazione tra chi ha e chi non ha. Marcella, scusa, c'è una domanda. Dimmi. Sono Andrea Schiera, lei poco fa parlava di idea di futuro, no? Io non la chiamo idea di futuro, la chiamo sogno di futuro, perché il futuro è se si vuole cambiare si deve agire, quindi, e se non agiamo ora non ci arriveremo più al futuro. Siete voi la generazione che viene. No, e dico pure un'altra cosa. No, okay, non, ringrazio dell'applauso, però degli applausi, dico pure un'altra cosa e la dico sul mio ambito, della mia disabilità, no? Noi disabili abbiamo un futuro come tutti, però abbiamo un futuro stretto, perché dobbiamo stare sempre sotto qualcuno. Quando usciamo di casa non possiamo uscire da soli, perché o ci derubano o le strade sono messe male, e poi pure noi disabili, come voi donne, subiamo violenze, ma queste cose si vedevano ai tempi della pietra, non ora che siamo nel 2014 e si vedono ancora. È atroce. E allora bisogna fare, non bisogna solo parlare, da una bisogna agire, ma se noi non agiamo ora, questo è il nostro mondo, quindi noi ci viviamo qua in Italia, non ce la facciamo, perché siamo bravi a parlare ma non siamo bravi a muoverci, perché abbiamo tutti paura e tutti io l'ho detto, però non lo faccio. Non bisogna avere paura. Intanto, partendo dal tuo concetto di sogno, ti dico che ad esempio il motto della mia piccola azienda è: di futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. L'ha detto una donna, Ilian Roosevelt, e noi l'abbiamo fatto proprio. Poi ti dico che ai sogni bisogna accompagnare anche il fare. E allora, quale migliore occasione per cominciare a confrontarci e per inseguire o proseguire un percorso?
percorso del fare, e del fare significa tante situazioni, bisogna essere propositivi. E chi meglio di voi, che siete il futuro, non può proporre a noi adulti quello che dobbiamo fare? Facendo intervenire il governatore non è un caso, dovete essere propositivi, dovete creare dei comitati, dovete cominciare a colloquiare direttamente voi, senza interfacciarvi e passare attraverso qualcun altro, con le istituzioni. Non basta occupare una scuola a fare un po' di chiasso, bisogna che ogni mese i comitati che potreste andare a creare si interfacciano direttamente con il governatore, con l'assessore, con chi di dovere. Ma se non siete voi a iniziare a fare, cioè iniziare le politiche del fare, non più del parlare, iniziare le politiche anche del futuro, perché certo, la stessa politica non può rimanere, dobbiamo andare sempre avanti. Io non sono contro la politica, sono con la politica, però la politica non deve fare solo immagini nella televisione quando si vuole parlare con uno esponente politico, certo. Ti fanno attendere al telefono e poi ti fanno negare, è atroce. Perché piacerebbe a tutti noi che la politica per una volta dicesse: ragazzi, cambiamo registro, creiamo una società se non diversa, quantomeno un po' nuova. E questo non c'è attualmente. Ma riprendendo il discorso circa l'idea del futuro, diciamocelo, di crisi il mondo ne ha superate tante, anche peggiori di queste. Quindi cosa vuol dire? Che se si opera e si segue un certo percorso, tra virgolette, virtuoso, probabilmente ce la si può fare. Tutti insieme, non a caso io ho chiamato questo evento la coscienza. Coscienza vuol dire consapevolezza di quello che si è e di dove si può arrivare. E io ritengo, parlando sempre di donne, che proprio le donne hanno una forza interiore, una consapevolezza che le rende costanti nel tempo e che potranno suoi, perché noi oramai, io ho 58 anni di futuro, ne ho tanto, perché le mie idee sono tante, però voi, soprattutto voi ragazze, potete iniziare a pensare un percorso dove in un paese civile non accadono femminicidi e dove le donne abbiano delle opportunità pari di lavoro. Una delle frasi che noi nella nostra azienda, dove siamo quasi tutte donne, diciamo, solo qualche aspetto c'è, ma proprio perché ci serve, cosa diciamo? Lavoro, più lavoro, ma lavoro per tutte. Ma perché noi donne si possa andare a lavorare, dobbiamo essere sostenute dal welfare. Ecco in che cosa la politica può connettersi con noi. Welfare significa asilo nido, welfare significa anche dopo scuola. Perché mai l'Italia deve essere spezzata in due? E io che ho vissuto a Ferrara, vedevo le mie dipendenti uscire alle 6 per andare a prendere i propri figli a scuola alle 6:30. Ma perché? Perché in Sicilia gli anziani debbono essere assistiti da noi continuamente e con costanza? Perché noi non possiamo avere la possibilità di avere scuole di eccellenza? Ma siccome siamo noi che dobbiamo farci carico di tutto questo, iniziamo da qua. Ma iniziamo non parlando così a bambera, iniziamo cercando di creare